E non è concepibile che un municipio da più di 250, 250.000, Sì, quasi giusto? Quasi 250. 250.000 abitanti abbia una sola biblioteca pubblica a disposizione. Sì, peraltro questa è una coincidenza perché giuro che non era preparata, però in realtà sta arrivando in consiglio anche un altro su questo, sempre insomma scritto da me, che verrà presentato da me, perché questo delle biblioteche, come dicevo, è una cosa che mi interessa particolarmente, ed è vero che c'è soltanto questa in tutto il municipio, è vero che è piccola. Io come prima cosa, il primo punto fondamentale, visto diciamo, la scarsità delle risorse, mi spiace ripetermi, ma è un dato di fatto, è quello di chiedere a Roma Capitale di non diminuire i soldi per le biblioteche, che è una proposta che è stata fatta. Ricordiamo giusto la cifra per dare un'idea ai nostri amici ascoltatori. Lo scorso bilancio che si è chiuso, se non mi ricordo male, a gennaio, No, in gennaio era il gennaio, consumo, era il preventivo 2013, a gennaio esattamente, però 2014. è quella la cifra da cui si parte. Il quarto municipio ha avuto a disposizione all'incirca tra i 6 e gli 8 milioni di euro, giusto? Ma in realtà un po' di più, erano circa con annessi e connessi, mi sembra poco più di una decina. Adesso si parla di un taglio quantomeno del 20%, ecco, non vorremmo che questo taglio colpisse le biblioteche, anche fortunatamente sono di competenza direttamente comunale, quindi speriamo che non diminuiscano né gli orari né gli spazi. Al contempo speriamo che con qualche bando europeo, che adesso sono in uscita, quelli relativi al 2014-2020, sia possibile sia avere un efficientamento ambientale, un risparmio energetico, sia anche riuscire a ampliare la biblioteca in Novaiano. Certo, questo dipende tutto se è possibile o meno reperire fondi europei, perché attualmente, vista la situazione di bilancio di Roma Capitale, le possibilità di avere fondi da Roma Capitale sono veramente esigue. Non mi piace mentire, quindi lo dico proprio papale papale, cose com'è. Quindi bisogna perseguire altre vie che sono comunque possibili, non sono del tutto improbabili, anzi penso ci siano buone possibilità nell'arco del prossimo anno, dei prossimi 2 anni, di ottenere fondi europei per questo. Già solo con i fondi europei e regionali stiamo adesso ristrutturando la palestra, sempre intitolata a Ferdinando Agnini, quella con i fondi regionali, quindi insomma di possibilità ce ne sono, però vanno perseguite con una certa fermezza, perché se si aspettano che cadano i fondi dall'alto, si aspetta in vano. Sicuramente bisogna, questo è un motto un pochino che potrà andare in viso, però bisogna agire affinché cambino le cose, quindi muoversi e mettersi con le gambe in spalla. Detto questo, un altro degli annosi problemi che ci sono in questo municipio è il problema della situazione del manto stradale. È un problema endemico che riguarda quasi tutti i quadranti di questo municipio. Abbiamo assistito poco meno di un anno fa a riparazioni mastodontiche e faraoniche del manto stradale, guarda caso proprio a ridosso della chiusura della campagna elettorale, Stavo per dirlo io, però quando si penso sia dice il caso, incontrovertibile, sì, quando si dice infatti. il caso, riparazioni che stanno saltando tutte. Quindi io qui ti faccio questa domanda: è un problema di riparazioni che vengono fatte male o è proprio un problema di fondo che non esiste praticamente? Perché non è umanamente concepibile che una strada rifatta 2 o 3 mesi prima ripresenti nello stesso punto la stessa identica buca. Non è possibile. Il problema è chiaramente quando si mette una toppa, la toppa tende a rompersi prima del resto di un vestito integro, quindi se si pensa soltanto a tappare le buche, è chiaro che le prossime piogge battenti, non è ogni volta che cascano le gocce d'acqua per fortuna, però il problema si ripresenterà. È chiaro che ci si trova di fronte a un incrocio, cioè da un certo punto di vista ci sono delle urgenze che non si possono dilazionare, come per esempio dopo le ultime piogge si sono aperte buche in un sacco di parti del municipio, lì non si può pensare a un programma di lungo raggio, bisogna tapparle perché è un problema di sicurezza, soprattutto i motorini non possono andare in giro con buche troppo profonde, c'è cioè troppo un rischio per la salute e quindi quelle vanno tappate, appunto, per motivi di sicurezza chiaramente. All'infuori di questi casi di urgenza, quindi un discorso generale è quello di ripensare un attimo il manto stradale, certo.
è un discorso più approfondito. Noi abbiamo iniziato a farlo, abbiamo iniziato a progettare dei rifacimenti strutturali per aree di viabilità intermedia, perché la grande viabilità spetta al comune, quindi sfortunatamente noi non abbiamo a che fare, pensiamo insomma alla Nomentana, strade di grande portata non riguardano il municipio. Per le strade intermedie invece stiamo iniziando a pensare a fare interventi strutturali, magari solo una strada alla volta, che non è tantissimo, con le risorse che abbiamo è già molto. Cambiando il manto stradale del tutto, scarnificando e ricoprendo in modo che non ogni pioggia si debbano ripresentare gli stessi problemi. Bene, bene. Quindi, facendo un attimo il sunto di queste tue ultime affermazioni, il vero problema che ha afflitto questo municipio nelle scorse amministrazioni era una mancanza di programmazione dell'ordinario. Si ricorreva spesso allo straordinario, tralasciando, dimenticandosi, trascurando l'ordinaria amministrazione. Quindi, se posso permettermi, l'impronta che questa consigliatura, questa giunta vuole dare alla gestione di questo municipio è il ritorno all'ordinario. Sì, un pochetto sì, nel senso che sicuramente c'è un problema di emergenza dopo emergenza che toglie un po' l'aria, quindi quello, per quanto sicuramente le scorse amministrazioni abbiano esagerato da questo punto di vista, ma è un problema, diciamo, oggettivo. Al di là di quello ci deve essere un'abilità di visione, di profondità, insomma, che vada oltre il prossimo, sopravviviamo questo mese e poi vediamo quello che succede. Ci deve essere un'abilità di vedere una programmazione che vada oltre il problema che c'hai adesso e creare delle soluzioni che siano in qualche modo durature, perché in realtà questo è il risparmio. So che detta così non sembra, perché si spende di più a rifare del tutto una strada piuttosto che a tappare una buca, ma per lo stesso motivo per cui il cambio di una lampadina con una lampadina a LED è un costo sul momento ma un risparmio a lungo termine, ripensare la viabilità, o meglio il manto stradale, in ottica un po' più organica, sicuramente una spesa sul momento, quindi difficile da affrontare vista la situazione attuale, ma secondo me è uno sforzo che va fatto perché è un risparmio a lungo termine. Servirebbe anche ripensare la viabilità, non solo dal punto di vista di hardware, mi si passi il termine informatico, Su cui io sono poco ferrato, quindi ma anche mi a livello di scusi. software, cioè bisogna ripensare il sistema di trasporto pubblico e privato. Durante la vostra campagna elettorale facevate riferimento a un ridisegno anche delle piste ciclabili all'interno di questo municipio. Si stanno facendo passi avanti in questa direzione oppure al momento non è un'emergenza su cui focalizzare? Come dicevo, non bisogna lavorare soltanto sull'emergenza, quindi è vero che non è un'emergenza, perché chiaramente, come vediamo tutti i giorni, chi si avvia in autobus e chi va in macchina, le bici vanno lo stesso in giro, quindi non è che c'è bisogno sfrenato le piste ciclabili, però è qualcosa di importante sia per la salute dei ciclisti e per la loro sicurezza, sia per un modello di trasporto un po' più sano. Quindi è una cosa che stiamo pensando, a prescindere dal fatto che non sia un'emergenza, la stiamo pensando, insomma, anche lì abbastanza a lungo raggio, nel senso che sono già stati approvati dal comune, su richiesta del municipio, alcuni nuovi tratti di piste ciclabili di cui sono già stati stanziati i fondi. Adesso non voglio andare a dire i singoli tratti i nomi perché poi non mi sono portato un appunto, le vie sono tantissime in realtà, quindi comunque sono già stati approvati alcuni tratti e stanziati i fondi, mentre alcuni altri tratti sono stati approvati, ma bisogna ancora reperire i fondi. Comunque l'importante adesso, a prescindere dalla realizzazione nel breve, e nel breve io intendo settimane, perché un anno non è breve, un anno è lungo, nel corso del prossimo anno, dei prossimi due, pensiamo di implementare un po' la ciclabilità della zona sicuramente, e anche mettere un po' a posto quella che già c'è, perché ci sono alcune aree che sia per il lungo uso, sia per il degrado normale di tutte quante le strade, vale anche per le piste ciclabili, necessitano di alcune riparazioni. Ecco, quello sicuramente è più urgente, perché l'importante è utilizzare quello che già si ha, quello è fondamentale. Una volta fatto quello, visto che i fondi sono già stati stanziati, inizieremo anche a implementare ulteriori tratti di piste ciclabili. Molto bene, io direi che abbiamo quasi terminato. Riproponiamo un attimo un altro piccolo break musicale e poi ritorniamo in studio per snocciolare le ultime questioni.
you close your eyes? Does it almost feel like nothing changed at all? Turn the music up, I got my records on.